Ecco, questo centenario che messaggio lancia, soprattutto all'Italia, in un momento così particolare? Il Milite Ignoto rappresenta il senso dell'identità di una nazione. Ricordare non è soltanto ricordare. Affrontare ciò che è successo nel passato serve per conoscere, non solo per conoscere il passato, ma soprattutto per affrontare bene il presente e andare con cognizione di causa verso il futuro. Nel particolare il Milite Ignoto non rappresenta un militare o tutti i militari, rappresenta gli italiani che per un ideale, in silenzio, senza riconoscimenti, hanno sacrificato tutto per gli altri. E quanti altri cittadini oggi ci sono che in silenzio lavorano, si sacrificano e tante volte anche muoiono per aumentare la prosperità e la ricchezza della propria collettività. Questo è sicuramente un messaggio davvero trasversale che attraversa proprio i secoli, arriva ai giorni nostri, usciamo da una pandemia, anzi forse ancora ci siamo un po' dentro, quindi questi valori davvero rappresentano la nostra identità. Questi valori rappresentano la nostra identità e il fatto che nella nostra storia qualcuno, negli alti e bassi della nostra storia, qualcuno si sia appropriato in maniera impropria del mito, della figura del Milite Ignoto, non toglie nulla al valore di questo simbolo. Il simbolo significa mettere insieme. Questo Milite Ignoto mette insieme proprio gli italiani, tutti, anche perché il Milite Ignoto prima di essere un soldato era un cittadino, era un giovane ragazzo che, rispondendo all'appello delle istituzioni, delle persone che rappresentavano le istituzioni, altri cittadini che rappresentavano le istituzioni, partì in una impresa che era terribile, senza speranza. Ma lui stette lì. E io devo dire la verità. La guerra che doveva far finire tutte le guerre non le fece finire, però l'Italia fu fatta e noi dimentichiamo troppo spesso quanto bello fu a Trieste per i cittadini ritrovarsi italiani. E ripeto, e poi soprattutto quella guerra terribile che poi fu la premessa ad un'altra ancora più terribile, ma in ogni caso l'unità territoriale fu raggiunta con quella guerra, col sacrificio di tanti giovani, e soprattutto quel sacrificio ci diede il piacere, l'orgoglio di parlare italiano e di sentirci italiani. E devo dire, è un orgoglio questo dell'identità italiana che, proprio perché lo diamo per scontato, ce lo dimentichiamo troppo spesso, ma è una cosa positiva poi alla fine, perché vuol dire che l'identità italiana ormai è dentro ciascuno di noi e fa parte del nostro DNA di cittadini.